Filippo Petropaolo, assessore regionale per Fratelli d'Italia. Siamo qua a Lamezia per la presentazione della riforma della giustizia organizzata dalla locale sezione. Sì, qui oggi a Lamezia Fratelli d'Italia organizza questo incontro alla presenza del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, del sottosegretario agli interni Vanda Ferro. È un incontro organizzato dal partito per parlare e confrontarsi con i cittadini sulle tematiche della riforma della giustizia che il governo sta portando avanti. È una riforma che il partito ritiene, tutti riteniamo, che sia necessario portare a conclusione perché tocca dei temi molto sentiti. Riteniamo che ci siano oggi gli elementi, perché il governo è un governo forte, la maggioranza è una maggioranza coesa di tutta la coalizione, per cui ci sono le condizioni per portare avanti, arrivare a buon fine per una riforma che dia, si ponga l'obiettivo di arrivare a determinare sostanziali variazioni del nostro sistema giudiziario, che rappresenta, soprattutto agli occhi di chi viene da fuori, di chi investe nel nostro territorio, rappresenta comunque un punto debole. La lentezza della giustizia, la difficoltà delle procedure amministrative, alcuni reati che penalizzano o fortemente mettono fortemente a rischio anche l'azione amministrativa, mi riferisco all'abuso d'ufficio. È prevista una riforma importante di questa parte di questo articolo, di questo reato penale. Per cui ci sono degli argomenti veramente molto interessanti che toccano non solo chi opera nella pubblica amministrazione ma tutti i cittadini, e credo che tutti i cittadini siano molto e debbano essere interessati a comprendere i contenuti di questa riforma. È il motivo per il quale il partito sta organizzando questi incontri in tutta Italia per rendere dotti e confrontarsi con i cittadini su queste tematiche.